Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in un nuovo vlog che inizia con la mia morning routine, quindi tutte le cose che faccio alla mattina per prepararmi. Non vi ho mostrato la colazione perché non l'ho ripresa, però dopo averla fatta mi vado a lavare i denti. Poi il viso con questo detergente che sto utilizzando da poco, ma con cui mi sto trovando molto molto bene. E dopo aver tamponato il viso mi metto anche la protezione 50, visto che basta uscire di casa 5 secondi per essere inondati dal sole. Non è facile trovare SPF che non ungano e che non rendano il viso lucidissimo. Questa secondo me è perfetta ed è l'unica con cui io fino adesso mi sia trovata bene. Comunque, mentre mi preparo di solito ascolto un audiolibro, in questo caso Guida al tuo Carlo sulle ossa dei morti. Metto poi il mio burro cacao preferito, lenti a contatto, fondotinta. È una giornata speciale, dopo vedrete perché. Solitamente non faccio tutti questi passaggi, nel senso che il fondotinta d'estate lo metto proprio in rare, rarissime occasioni. Poi un bel po' di correttore perché le occhiaie non mancano mai, ne uso due, uno per coprire e l'altro per illuminare, anche se non sono proprio i colori che andrebbero bene in questo periodo per il mio viso. Poi fisso tutto con la cipria, metto poi questo blush liquido, è la prima volta che lo provo, quindi non avevo idea di come mi sarebbe stato, invece l'ho trovato davvero bellissimo perché si stende in un attimo, è molto facile da applicare. E visto che mi piaceva molto il colore, ho deciso di usarlo anche come ombretto. Mi piacciono molto questi prodotti multitasking che si possono utilizzare in diversi modi. L'ho messo anche un po' sul naso per dare un effetto abbronzatura, anche se devo dire che di solito a questo punto dell'anno sono molto più abbronzata. Ho utilizzato un ombretto giusto per fissare appunto il colore che avevo già messo e per mettere un po' di sbrilluccichini. Mascara e ecco qua il risultato. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Avete appena assistito alla mia morning routine, almeno per quanto riguarda il make-up, diciamo, e adesso faccio quattro chiacchiere qui con voi perché fra poco sarò ospite su RTL e mi faranno qualche domanda. Non è la prima volta, tra l'altro, che vengo ospitata. C'ero già stata, tra virgolette, perché in realtà si tiene tutto via webcam, quindi io rimango proprio qua in realtà, l'anno scorso. E devo dire che è sempre per me un'ansia immensa dover sbloccarmi e parlare in pubblico. Una cosa in realtà che io non ho mai avuto, nel senso che non mi è mai capitato quando ero alle superiori, ad esempio, di avere l'ansia dell'interrogazione, l'ansia della verifica, non mi è mai capitato che mi tremasse la voce quando dovevo prendere parola. Invece, da quando faccio questa cosa su YouTube, ogni volta che vengo chiamata da qualcun altro, ogni volta che mi ritrovo a fare magari una live con qualcun altro, vado in radio, mi trema la voce, non so perché, ma non importa. Infatti sono qua per scaldarmi un po', fare quattro chiacchiere con voi prima di iniziare. Tra l'altro ho qui la mia borraccia, che tra l'altro è un gadget che ho comprato tramite VS. Vi faccio vedere com'è tutta costruita perché gli ho tolto la parte sopra. Allora, praticamente avrebbe questa copertina che adesso metto, che però io finché sono in casa non tengo perché non ho bisogno di proteggere la borraccia da niente. C'è scritto: ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano, e praticamente sarebbe così. Io però la tengo così perché mi piace di più e poi mi piace che si veda che dentro c'è il polase. Anche perché effettivamente costa talmente tanto che lo devo mostrare fiera questo polase. Allora, di cosa volevo parlarvi? In realtà volevo parlarvi di un argomento sulle storie di Instagram, ma ne approfitto del fatto che volevo fare anche questo vlog per parlare di questa questione anche qui, perché in realtà è una questione che su Instagram ho affrontato spessissimo in questi anni, perché è una cosa per me molto interessante, però qua sul canale diciamo che sono sempre stata un po' più forse restia a condividere certi pensieri, più che altro perché quando faccio questo tipo di ragionamento, e adesso ovviamente me ne parlo, mi piace farlo su Instagram dove tutto dura 24 ore, per cui se dico una cavolata dopo 24 ore sparisce, e in più su Instagram spesso ho un feedback molto più veloce, molto più diretto, nel senso che faccio la storia e dopo 5 minuti mi arriva già il messaggio di persone che magari mi raccontano la loro visione e quindi posso anche lì avere un dialogo molto più aperto dove poi io condivido anche i vostri messaggi e quindi si instaura, diciamo, una conversazione, un dibattito dove ci sono magari anche delle persone che mi dicono: guarda, io la penso in modo completamente diverso da te e io condivido anche quelle risposte perché giustamente questo vorrei che ci fosse appunto un dialogo, un dibattito.
Il topic in questo caso sono le promozioni da parte delle case editrici. Infatti di solito in questo periodo dell'anno, quindi in estate, si inizia con le diverse promo, tra cui ci sono, non so, la promo Einaudi, per cui se acquisti due libri ti viene regalato lo zaino, oppure la promo Adelphi, stessa cosa, acquisti due libri ti regaliamo la borsa di tela, oppure adesso quest'anno c'è anche la promo Bompiani, di cui vi ho mostrato anche i telimare che sono riuscita a portarmi a casa, e quindi sono delle promo che cercano di incentivare la vendita dei libri dando in cambio quello che è un gadget che può piacere o meno, che uno può desiderare o meno, ma che comunque è temporaneo. Quindi ad esempio la borsa Einaudi che c'era 2 anni fa, che era bellissima, io l'ho presa in blu, l'ho presa in grigio, l'ho usata tantissimo e la continuo a usare per fare cose come andare in spiaggia, andare in vacanza, è una borsa che non si trova più o comunque non è mai stata in vendita, si poteva avere solo come gadget con l'acquisto di quella determinata promo in quel determinato periodo che era ristretto. Idem con la borsa Adelphi dell'anno scorso, una borsa che io continuo a usare con una grafica pazzesca che però poi non è stata più acquistabile. Il fatto che sulla scia di queste grandi case editrici, anche case editrici più piccole hanno iniziato a fare la stessa mossa di marketing. Quindi noi cerchiamo di vendere libri, più libri rispetto a quelli che venderemo in questo periodo dell'anno, regalando qualcosa a chi acquista. Innanzitutto parliamo di questa mossa. Questa mossa può piacere o meno, nel senso che c'è chi preferisce quando Einaudi a un certo punto dell'anno fa il 20% di sconto su tutto il catalogo, escluse magari le novità. Sconti che sinceramente anche a me piacciono di più, nel senso che anch'io preferisco poter pagare un libro meno rispetto che prenderne 2 a prezzo pieno e avere un gadget, ok? Anch'io sinceramente preferisco. Però è anche vero che una casa editrice non credo possa permettersi di fare ogni anno 2 volte gli sconti. Probabilmente loro si fanno i loro conti in tasca e vedono che possono farlo una volta questa cosa qua. E quindi anche Adelphi cosa fa? A inizio anno fa la scontistica e a metà anno, così verso l'estate, fa la promo con la borsa. C'è però ad esempio quest'anno Iperborea, che adesso vi leggo perché è nata una polemica proprio su Instagram in merito a questa cosa, per cui a un certo punto arriva Iperborea che ha deciso di dare in omaggio, tra virgolette, con l'acquisto di 2 libri e l'aggiunta di 4 euro questa borsa qui. Allora, il fatto è questo, che è un po' come la raccolta punti al supermercato, che prima devi spendere 200 euro di spesa, devi fare 500 euro di spesa, e poi devi pure aggiungere, oltre ad avere i bollini, 15 euro per avere il tostapane, capito? Sono cose che a me di base danno fastidio, perché se tu già stai facendo tipo una raccolta punti, o se tu già stai facendo una promo, per cui io devo fare comunque un minimo di spesa, io mi aspetto che il gadget sia gratuito, ok? In questo caso le storie non so esattamente chi le ha fatte, perché mi sono stati mandati gli screen da una ragazza. In questo caso i conti che facevano in queste storie era che comunque uno deve spendere come minimo 17 euro per un libro Iperborea. Quindi se proprio uno ne deve acquistare 2, ne spende come minimo 30. Quindi io già ho speso 30 euro per avere 2 libri e tu mi chiedi altri 4 euro per avere una borsa, che tra l'altro ad agosto, quando la promo sarà finita, sarà possibile comunque acquistare al costo di 12 euro. E lì è anche un po' questa la cosa che mi turba, perché se fosse una promo a tempo io capisco anche la necessità magari di una persona o la foga di una persona di dire ok, devo comprare questi libri perché altrimenti la borsa non la vedo mai più. Ed è il caso della borsa Adelphi. Non vi nego che io per prima in passato ho pensato mi prendo in omaggio molte più borse Adelphi comprando tanti libri, perché comunque a me i libri interessano, e poi magari fra qualche tempo le vendo su Vinted ancora col cartellino e tutto, perché magari qualcuno non si è accorto che c'era la promo, vuole la borsa ed è disposto magari a spendere per averla. Però il fatto che sia direttamente la casa editrice che lo fa, non lo so. È un po' strano, un po' strano. E quindi c'è stata un po' di polemica circa queste promo, proprio perché sembrerebbe che si voglia spillare qualsiasi centesimo ai lettori, perché tanto i libri tu li vuoi comprare comunque, no? Quando in realtà, se voi ci pensate, se io dovessi in questo momento comprare e avere tutti i gadget, dovrei davvero investire del denaro per avere sia i telibompiani che le borse Adelphi,
che lo zaino Einaudi che c'è quest'estate, che le altre mille cose, c'è anche la borsa Garzanti, c'è un sacco di roba e questa cosa dei gadget sta spopolando sempre di più, però la verità è che la casa editrice in questo senso non ci sta venendo incontro per permetterci di leggere di più e per permetterci magari di avere dei vantaggi reali nel acquistare questi libri, ok? Soprattutto se poi tu ci aggiungi anche 4 euro in più oltre al fatto che io ho già speso 30 euro per due libri. Non c'è una risposta a tutto questo, non c'è una risposta, io semplicemente vi ho illustrato la situazione e sono contenta di poterne parlare. Io spero appunto che qualcuno qua sotto mi dica la sua e adesso vado a preparare il setting per la puntata su RTL. 3, 2, 1. Sto per iniziare proprio ora. C'è qualcuno ok, è finito. C'era un allarme che era partito e non finiva più da 10 minuti. Ok, sono qua pronta col mio computer, le mie cuffiette se fossero necessarie. L'ansia è assente, ma vado prepotente. Ho fatto anche lei. Che ansia! Sharpe Evans insegna. È andata sempre molto emozionante fare queste cose, ti dà un po' la carica. Io sicuramente devo prenderci bene mano per questo genere di interventi, però penso sia andata bene, dai. Aggiornamento di lettura: sto leggendo in questi giorni Una stanza piena di gente e vi devo ringraziare perché è uno dei libri che mi avete consigliato penso di più da quando ho aperto il canale e io finalmente sono riuscita a comprarlo usato su Vinted e lo sto divorando. Praticamente sono arrivata a più di metà ed è una storia interessantissima perché è la storia vera di quest'uomo che ha per prima cosa commesso dei crimini, poi è stato praticamente identificato e mentre subiva il processo, diciamo, nella fase in realtà precedente al processo, sono riusciti a capire che lui non era proprio tutto giusto, non era tutto normale e gli hanno poi diagnosticato in seguito 24 personalità. La cosa interessante è che quest'uomo, William Stanley Milligan, è stato il primo individuo nella storia degli Stati Uniti a essere stato dichiarato non colpevole di gravi crimini per ragioni di infermità mentale, in quanto affetto da disturbo di personalità multipla o disturbo dissociativo dell'identità. Quindi lui poi è stato appunto assolto da questi crimini proprio per questo suo disturbo. La prima parte del libro parla della fase del processo, diciamo, quindi del momento in cui si sono accorti che lui aveva dentro di sé più persone che stavano vivendo in quel momento e la cosa è pazzesca, questa cosa è pazzesca, il fatto che nella tua testa tu possa avere delle personalità che si scontrano anche tra loro. Vi consiglio davvero di leggere questo libro se vi affascina la mente umana. E poi la seconda parte invece è più dedicata proprio alla sua storia, quindi alla sua vita, e è composta da quello che l'autore è riuscito, diciamo, a farsi raccontare proprio da Milligan, che nel tempo poi, diciamo, si è ripreso grazie anche alla psicoterapia e è riuscito un po' a ricostruire i pezzi del suo passato, anche perché accadeva che quando una delle sue personalità prendeva il posto, così si definisce quando, diciamo, aveva il potere sul corpo, magari le personalità che stavano dietro, diciamo, vivevano dei momenti di amnesia totale. Quindi non tutte le personalità assistevano a tutte le fasi della vita, cioè queste 24 personalità si spartivano il tempo di Milligan in qualche modo, di Billy. E quindi è pazzesco, cioè il libro è pazzesco, racconta tutto questo, tra l'altro sono più di 500 pagine, quindi tutto viene narrato proprio nei minimi dettagli.
ed è estremamente interessante. Ripeto, se vi affascina la mente umana, secondo me è uno di quei libri che non dovete assolutamente perdervi. Comunque, neanche farlo apposta, questa sera c'è la live sul canale di Lenia Zodiaco di Twitch, dove parlano proprio dei gadget e delle case editrici e fanno un po' di polemichetta sulla questione. Ed effettivamente stanno dicendo delle cose molto interessanti a cui io onestamente non avevo pensato, e magari ne parleremo anche insieme. Comunque vi lascerò magari il link qua sotto della live, non so se si può recuperare su Twitch. Comunque, se dovesse essere, vi lascio il link così ve la vedete anche voi se vi interessa l'argomento. Comunque, io sono particolarmente arrabbiata, ma arrabbiata e infastidita da me stessa, perché prima di partire da Vittorio Veneto, dove vivevo prima, e fare il trasloco, avevo selezionato, scusate la lavastoviglie di sottofondo, tutta una serie di segnalibri bellissimi che mi erano stati regalati da portare via, e li ho messi dentro un libro. Ora, io non li riesco più a trovare, cioè non li trovo da nessuna parte, ho aperto tutti i libri che ho portato e non ci sono più. Ma io so di averli messi proprio nella prima pagina di un libro, non mi ricordo quale. E quindi praticamente adesso sono qua che, per segnare a che punto sono arrivata dentro un libro, metto degli scontrini, dei pezzi di carta a caso, e so che qua da qualche parte ci sono i più bei segnalibri mai realizzati, fatti a mano, dipinti, cioè... E boh, dove saranno, dove non saranno? Che fastidio! Oggi non sono in gran forma perché mi è venuto il ciclo e con questo caldo devo dire che faccio molta fatica a sopportarlo, ma davvero tantissima. E infatti quello che ho deciso di fare è ora accendere l'aria condizionata e mettermi a leggere, sperando di cercare di distrarmi dal male che inizierò a provare a breve, perché lo sento che sta arrivando, lo sento. E finirò di leggere Specchio delle mie brame, perché avevo in mente di fare questa settimana la live di lettura su Instagram. Mi mancano circa 50 di pagine, non lo so esattamente, comunque penso di poterlo finire tranquillamente oggi. E quindi adesso sul divano, aria condizionata, cagnolino, e cerco di non morire e distrarmi con qualcosa di interessante da leggere. Allora, questo vlog rispetto ai soliti che faccio è un po' più un collage di alcune giornate, non vi sto mostrando effettivamente tutto quello che faccio, anche perché sono cose che bene o male sono sempre quelle, cioè mi sveglio, mi preparo, mi trucco, mi metto al computer, sto tipo tutta la giornata al computer, faccio alcune cosette. Ieri ad esempio sono andata anche in palestra e lì è un passaggio che avrei dovuto mostrarvi, perché il video è in collaborazione con Oceans Apart. Adesso vi mostro il set che mi hanno inviato per questo video e vi parlo anche della promo che è disponibile per voi. Io sapete che indosso ormai le cose di Oceans Apart da più di un anno, sono davvero tra le cose che preferisco indossare, sia per stare a casa, per leggere, per rilassarmi, ma semplicemente anche proprio per lavorare al computer. Cioè, a me piace l'idea proprio che uno si svegli la mattina e anche se deve stare a casa è in ordine, ok? Quindi l'idea che, non so, suona il corriere, tu scendi e hai il tuo bel completino. Poi io spesso e volentieri porto fuori per dire Teodora, e quindi devo essere sempre comoda però allo stesso tempo pronta ad uscire in qualsiasi momento. E secondo me i completi di Oceans Apart sono perfetti per questo tipo di attività, quindi sia per il tempo libero o comunque per stare in casa, ma anche per uscire e per fare palestra. In particolare il set che vi mostro oggi è uno dei miei preferiti, ce l'ho anche in verde, ve l'avevo mostrato su Instagram, ed è un nuovo set disponibile in tantissimi colori. A me piace molto il nero e il verde, ma ho adocchiato anche il giallo che mi piace davvero tanto. La particolarità di questo set è il tessuto, che praticamente è un frotté e, per dirla in modo abbastanza blasfemo, assomiglia al tessuto degli asciugamani, ed è perfetto perché è sia fresco ma allo stesso tempo molto comodo e avvolgente. Cioè è una cosa che davvero è, la indossi e non la senti neanche, non stringe né nulla, però allo stesso tempo ovviamente io mi sento molto molto carina. C'è anche il suo elastico abbinato che io adoro, e c'è anche il suo pezzo sopra, che è praticamente a maniche lunghe, sempre fatto dello stesso materiale. Io ora non lo indosso per il semplice fatto che ci sono tipo 40 gradi ed è ora l'orario in cui mi batte il sole in salotto, e quindi se metto una cosa così praticamente voi non mi trovate più, sono evaporata. Se metto questo evaporo praticamente. E invece con soli pantaloncini e il toppino io mi sento bella fresca, bella elegante, elegante appunto per stare in casa e per quello che devo fare io. E vi dirò che i completi Oceans mi salvano davvero
la reputazione quando sono in casa, perché l'alternativa sarebbe una vecchia maglietta brutta e io ho eliminato dal mio armadio tutte le vecchie magliette brutte perché voglio solo cose belle che mi fanno sentire bene. Per curiosità vi faccio vedere anche quello verde, il colore verde, che è davvero bellissimo. È un verde menta super fresco, sembra quasi bianco secondo me in camera, e secondo me è un colore perfetto se come me avete la carnagione abbastanza chiara anche d'estate, che tende all'olivastro. E c'è anche giallo mi piace tantissimo. Secondo me anche il giallo è un colore che mi sta bene e io praticamente andrei avanti solo di questi. La promo che abbiamo questa volta è con il codice GAIA7, per cui con un minimo di spesa di 89 euro avete a vostra scelta un set. Io vi consiglio anche solo di andare sul sito, dare un'occhiata e vedere, mettendo sul carrello appunto qualcosa al di sopra degli 89 euro, cosa potete scegliere. Io mi diverto sempre tantissimo a farlo e davvero le cose che si possono avere in omaggio sono le stesse cose che si possono acquistare sul sito, quindi praticamente vi portate a casa due set al prezzo di uno. Secondo me queste promo sono davvero molto vantaggiose, soprattutto se come me poi finite per indossare solo cose di Oceans Apart. Appunto, io vi lascio comunque qua sotto in descrizione tutte le informazioni e anche il link al sito. Allora, ho appena finito di leggere l'ultimissimo capitolo di Specchio delle mie brame, che è il libro che abbiamo letto questo mese con il gruppo di lettura. Quello che voglio fare io adesso è mettermi un attimo a riordinare le idee, fare qualche schemetto per riassumere il libro per poterne poi parlare al meglio, ma soprattutto mi sono fissata tantissimo con Maura Gancitano e con tutti i suoi lavori. Sempre in sottofondo la Vastovide che va praticamente tutto il giorno, non so, ogni volta che devo registrare sta andando, vabbè. Comunque, Maura Gancitano, in poche parole, è una donna straordinaria, una filosofa che io ho già incrociato nel mio cammino da lettrice, perché l'ho sentita citare tante volte in tanti altri libri, ma soprattutto ho già letto un suo libro scritto insieme al marito Andrea Colamedici, che è Liberati della brava bambina. Però non è che sono mai stata lì a chiedermi tanto chi fosse Maura Gancitano, finché a un certo punto una ragazza mi scrive su Instagram: guarda che lei si è fatta intervistare per questo trucco intervista con Clio Makeup. Allora sono andata a cercarmi il trucco intervista con Clio Makeup e in questo trucco intervista lei parlava tantissimo di altri libri che aveva scritto, che effettivamente, ripeto, io ho già incrociato nel mio cammino, però non ho mai approfondito. Ad esempio, c'è questo libro che ha scritto sempre col marito sulla performance, che è La società della performance, come uscire dalla caverna, che è un libro che lei cita spesso, o comunque questa tematica della performance la cita anche in Specchio delle mie brame. Beh, insomma, quello che voglio fare adesso è andarmi a scrivere per bene tutte le cose che ha fatto Maura Gancitano, tutti i libri che ha scritto. Lei è a tutti gli effetti una filosofa, ha una sua scuola di filosofia, ma soprattutto insieme sempre ad Andrea Colamedici ha fondato Edizioni Tlon, che è una delle case editrici di cui io mi sono appassionata nell'ultimo periodo. Ho letto tantissimi libri di Edizioni Tlon, ne voglio leggere ancora di più e non ho capito, perché non ho mai capito, che fossero loro due a averla fondata. Cioè, mi è proprio sfuggito questo passaggio, che non so, mi ero persa. E effettivamente io stimo tantissimo il lavoro che fa Edizioni Tlon in Italia, perché fa questa cosa fantastica che è pubblicare testi soprattutto di saggistica, sia scritta da italiani, da autori italiani, sia andandola a cercare all'estero, li pubblica in Italia e lo fa appunto con la filosofia per la quale bisogna porsi delle domande per vivere bene. Bisogna porsi delle domande, e quindi tutti i libri che pubblicano di base partono da una domanda, o comunque da un concetto che si vuole in un qualche modo discutere e sviscerare. Tra l'altro, Maura Gancitano, questa meravigliosa filosofia, lei è una filosofa, quindi io la chiamo così, filosofia, per la quale non c'è fioritura, lei la definisce così, più che crescita, senza il confronto, senza il dialogo e senza che si crei la possibilità di un riscontro aperto, un riscontro che i social possono dare l'opportunità di creare, ma poi, dice lei, anche nel mondo fisico, comunque in generale. Lei dice che per fare filosofia bisogna essere in tanti, per strutturare un pensiero bisogna essere in tanti, è necessario il confronto e
ad esempio in questo libro che ho appena letto ci si sofferma proprio sul dare un nuovo significato, un significato più profondo alla parola bellezza, senza soffermarsi su quello che è il mito della bellezza, quindi quell'ideale di bellezza che in realtà è fuorviante perché non fa bene a nessuno, né a chi lo persegue, né a chi è etichettato di possederlo, né a nessuno. Il mito della bellezza è estremamente deleterio, lei lo racconta ovviamente citando miliardi di fonti, di libri tra l'altro che ho letto, che vorrei leggere, insomma. Mi piacciono tantissimo questi libri proprio perché quando leggi un saggio è immediata la connessione con altri testi e la TBR si allunga all'infinito a dismisura. Un'altra cosa che mi piace di Maura Gancitano è appunto che lei ha questa visione della vita come una gigantesca collaborazione tra esseri umani, per cui nonostante lei abbia la sua casa editrice, ha pubblicato anche con HarperCollins, il libro di cui vi parlavo prima, ma anche con Einaudi adesso, quindi non è che dice boh, io la mia casa editrice mi pubblico i miei libri, basta, anzi lei è disposta ovviamente a collaborare anche con altri, perché appunto è importante per strutturare un dialogo che non sia un dialogo chiuso, ok? Io sono estremamente in linea con il pensiero di Maura Gancitano. Non vi nego che adesso voglio leggere tipo tutti i suoi libri, adesso me li segno per bene e mi vado a riassumere questo libro. Ho già sottolineato per bene tutto quanto, io quando leggo di solito sottolineo, magari mi prendo già qualche nota sul telefono, che poi sono le stesse note che ho sul computer, però soprattutto mi piace farlo con questi testi alla fine della lettura, quando vado proprio a riguardarmi quali sono i concetti principali, me li segno per bene. Poi nella live ovviamente ne parleremo insieme. Grazie mille per aver seguito questo vlog, io lascio che sia Teodora a salutarvi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!